Oggi in visita al presidente Fontana, come sta procedendo l'attività qui a Rancho e negli altri hub? Sta procedendo molto bene, in particolare qua a Rancho, insomma, vediamo che l'attività scorre bene, il personale è molto motivato, è tutto organizzato, abbiamo una grandissima collaborazione da parte della comunità montana, dalle istituzioni locali, dall'esercito, dalla protezione civile, volontari, insomma un bel gioco di squadra e è molto efficace. Quante sono le linee attive ora e fino a quanto si potrà arrivare? Le linee attive di settimana in settimana si modificano anche in funzione della disponibilità di vaccini, comunque nelle prossime settimane è previsto un incremento, arriveremo a utilizzarle tutte, quindi sono 10 linee. Adesso parte la vaccinazione dei 60 anni e insomma stiamo procedendo secondo la programmazione definita da Regione e dall'unità di crisi.